anche il padel tra le attività con cui l'Andrangheta prova a far soldi. La direzione investigativa antimafia ha arrestato l'imprenditore Marco Molluso della MC Immobiliare, residente a Buccinasco, per aver emesso e utilizzato fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. La direzione investigativa antimafia, nell'articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le indagini sono nate da accertamenti svolte su un altro soggetto calabrese arrestato nel 2010 nel corso della nota operazione Infinito e successivamente condannato in via definitiva in quanto membro della locale di 'Ndrangheta di Corsico. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che una delle società riconducibili ai suoi figli aveva partecipato alla realizzazione di 8 campi di padel del valore di circa 700.000 euro all'interno di un centro sportivo comunale in via De Nicola a Milano e assegnato in concessione a una società dilettantistica milanese. Gli impianti in questione sono stati sequestrati, risultando tra l'altro edificati abusivamente senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del comune. Nel corso delle attività investigative sono stati raccolti gravi indizi per affermare come l'indagato, dopo aver sottoscritto un contratto di prestazione d'opera risultato poi inesistente con la società che gestisce il campo sportivo, abbia finanziato e costruito i campi da padel potendo contare su profitti illeciti derivanti dalla commissione di numerosi reati fiscali proprio con l'obiettivo di partecipare agli incassi che derivavano dal noleggio agli utenti.